Meta sempre più ricercata dai turisti, Napoli continua ad offrire a cittadini e visitatori percorsi alla scoperta di luoghi e tradizioni tipiche con il coinvolgimento degli operatori locali. Dal 29 giugno prende il via Turismo Musicale a Napoli e mira ad affermare la forte vocazione musicale della città nella costruzione di una strategia di promozione turistica del territorio. Sicuramente un segmento di turismo che noi vogliamo conquistare. Sappiamo che sono 5 milioni in Italia le persone che si muovono solo ed esclusivamente per andare a sentire un concerto, andare a vedere uno spettacolo di musica, e sappiamo che è un segmento di persone giovani. Promosso dall'assessorato al turismo con Boutique, impresa sociale specializzata in turismo musicale, e con il coordinamento dell'ufficio musica del comune, il progetto si aprirà al PAN con il tavolo di lavoro tra Napoli e 9 comuni italiani che intendono la musica un asset strategico di sviluppo territoriale ed è finalizzato alla creazione della prima rete di comuni musicali in Italia. Da sempre si parla di turismo e di musica, noi lo stiamo realizzando, quindi questo è anche il progetto del sindaco di Napoli Città della Musica, industria culturale. Che si farà? Innanzitutto l'obiettivo principale è creare una rete dei comuni musicali qui da Napoli, e questo lo faremo ad ottobre. Inoltre partiranno tutta una serie di tavoli tematici con gli operatori turistici in dialogo con gli operatori della musica, per andare ad individuare quelle che sono le esigenze essenziali del comparto e per fare sistema. I risultati del progetto saranno presentati durante la terza edizione del Festival del Turismo Musicale che si terrà a Napoli nel weekend del 20 ottobre. Sono molto felice di questo progetto perché Napoli veramente è una città musicale. Bisognerebbe far sì che il turismo venga a Napoli per ascoltare la musica straordinaria che abbiamo.